Nicola che è mancato quest'anno, 90enne a San Damiano, nel suo pallone immessore c'era la storia di Joaquin Pocaroba, Giovannino Pocaroba, Joaquin Pocaroba, uno povero. Non ve la racconto, qui Fabio ha un ruolo finale, quando questo uomo furbo e astuto riesce a ingannare il demonio e con la scusa di aiutare il demonio, perché anche il demonio era stanco, lo porta a cui spalla in un sacco, poi passa dal Fabbro e lì il Fabbro va a scomodare bene il demonio, il quale non si farà più vivo dal nostro Giovanni Pocoroco. Ma ve ne leggo un'altra. E le custa, il ferè e il diavolo, il Fabbro e il diavolo, l'uferie e lo diavolo. In un paesino di montagna viveva un fabbro che si chiamava Meni di Sant'Agnese. Quest'uomo era un gran lavoratore per il suo mestiere da fabbro e dunque tutti gli davano del lavoro. Egli cercava di fare del suo meglio e non aveva tempo da perdere. Non trovava neppure il tempo per andare in chiesa, per assistere alla messa festiva. Aveva quasi 80 anni, ma non aveva mai messo i piedi in chiesa. Del resto non faceva male a nessuno, viveva in pace. Ma un giorno ebbe una visita poco gradita. Gli si presentò un brutto ceffo. Che cosa vuoi da me? Gli domandò Meni. Sono il tuo amico, sono il diavolo. Sono venuto a prenderti, preparati pure. No, non sono ancora preparato, ho ancora tanto lavoro da fare. Devi smettere il lavoro e venire con me. Se avessi saputo che eri tu, non ti avrei aperto. Ma io sono capace di passare dappertutto, anche di diventare grande come il campanile e poi diventare piccolo. Allora saresti anche capace di entrare in questo portamonete. E Meni gli fa vedere un portamonete col pulsuare. Certo che sono capace, rispose il diavolo. E così entrò in quel portamonete. Non l'avesse mai fatto. Meni lo chiuse subito. E il diavolo fu prigioniero. Allora col martello gli diede tanti di quei colpi, sino che il diavolo lo supplicò. Lasci uscire e non verrò mai più a disturbarti. Così fu liberato. Ma dovete giurare per tutti i diavoli dell'inferno di lasciarlo in pace per sempre. Per 5 anni Meni visse tranquillo. Ma ecco di nuovo un'altra visita di un altro personaggio. Questa volta era la morte, che non ammise alcuna scusa. E Meni dovette fare la valigia e partire da questo mondo. Ma dentro la valigia mise anche l'arma del mestiere, il martello. Varcata la frontiera, sapeva già dove era destinato. Era mai andato a mezzo. Allora prese la via dell'inferno e giunto sulla porta vi era un diavolo che faceva la sentinella. Mi chiese chi fosse. Meni andò ad annunciarlo. Quando seppero che era Meni, il fabbro si radunarono tutti i diavoli per tenere la porta chiusa e non lasciarlo entrare e a forza di spingere. Ecco che i loro unghioni dei demoni bucarono la porta e uscirono fuori. Meni li vide e disse: ma che falegnami hanno qui all'inferno? Piantano i chiodi, non li sanno ribattere. Tiro fuori il martello e ribatte i chiodi, così inchiodò i diavoli alla porta. Allora sì, i diavoli, fecero il diavolo a quattro. Meni se ne andò a bussare alla porta del purgatorio, ma non fu accettato. Andò da San Pietro, ma ci volevano molti documenti per entrare in paradiso e lui non li aveva. E così San Pietro lo rimandò di nuovo sulla terra a mettersi in regola. Questo è il fatto.